Le 50 sinagoghe italiane, l'ambasciata israeliana, i consolati, residenze ed edifici diplomatici, ma anche centri, scuole ebraiche e musei sono gli obiettivi sensibili su cui in queste ore è stato innalzato il livello d'allerta nel nostro paese. Il ministro dell'Interno ha chiesto ai prefetti di convocare al più presto i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo anche i rappresentanti delle comunità ebraiche per predisporre le necessarie misure di vigilanza e controllo. Anche se al momento non risultano allarmi specifici, a Roma in particolare sono sorvegliate speciali la zona del ghetto ebraico con la sinagoga in primo piano e le sedi diplomatiche del paese medio orientale. Intorno al Tempio le pattuglie sono quelle che quotidianamente lo presidiano e ci sono come sempre tanti turisti. Giorno di Shabbat e vigilia di un'importante festa ebraica, giorno di preghiera, per questo la sinagoga è aperta solo ai fedeli. Oggi meno numerosi del solito, ci dicono, non hanno voglia di parlare, sono sgomenti. La decisione è stata quella di non chiudere le sinagoghe, ma non sarà una giornata di festa e quanto trapela dalla comunità ebraica il sentimento comune che Israele abbia il diritto di difendersi da un attacco di Hamas che vuole la distruzione dello Stato ebraico.